Bene ragazzi, bentornati in un altro fantastico Pippino on the road, paradiso del cinema. Ma ragazzi miei, oggi parlare di cinema a 360 gradi in maniera un po' generale mi sembrerebbe un po' riduttivo, perché devo parlare di un film, ragazzi miei, che personalmente parlando ritengo un capolavoro assoluto, ritengo uno dei film migliori degli ultimi 20 anni. Sto parlando di un film datato 2007 e, ragazzi miei, sto parlando niente poco di meno che di questo capolavoro assoluto, ragazzi miei. Bam! Funny Game del 2007. Ragazzi miei, questo qui, tanto cominciamo a spiegare un po' di aneddoti, un po' di cose magari forse in tanti non sanno. Funny Game del 2007, per la regia di Michael Haneke, che è un regista austriaco, ragazzi miei, non è nient'altro che un remake di un suo film precedente che ha girato 10 anni prima. Ovviamente questo è un film americano, è una produzione americana, ma ripeto, è un remake 1-1 del suo film del 97, chiamato sempre Funny Game. Ovviamente il film originale è un film austriaco, un film che, ripeto, hanno visto in poche persone, perché quando si parla di Funny Games tutti si ricordano questo, il remake americano. Tra l'altro, all'interno dello stesso film, quando vedremo apparire i titoli di testa del film, di questo film qua, vedremo che, a differenza del, diciamo, magari copertina, il manifesto e tutte le, diciamo, le immagini pubblicitarie del film, dove il titolo è proprio Funny Game, Funny Games, all'interno del film, il titolo di testa del film apparirà proprio come Funny Games US, cioè Funny Game americano praticamente. E qui è praticamente una motivazione che ha un suo perché e che, diciamo che non è stata fatta in maniera gratuita, c'ha un suo perché, ma perché dovete entrare appunto nell'ottica del film, dovete aver visto il film, dovrete averci ragionato su, e quindi fa parte, diciamo, un po' del significato intrinseco del film stesso. Ragazzi miei, Funny Game è un film che io sono convinto che, se prendiamo un campione di 100 persone che l'hanno visto e chiediamo il parere a tutte 100 le persone che hanno visto questo film qua, io sono convinto che in 90 persone diranno che è un film assurdo, che è un film poco degno di nota, che è un film ridicolo, che è un film che alla fine della fiera non si riesce a capire dove vuole andare a parare, e solamente 10 di questi 100 qua diranno che è un capolavoro, che è un film incredibile, che è un film pieno di significato, che è un film che vi fa ragionare su determinati argomenti, e soprattutto che è un film che appunto vi dà un grosso punto di un grosso sbocco di discussione, che può appunto scaturire, può nascere, se appunto il gruppo di persone che vede un film del genere è un gruppo di persone intelligenti, empatici e che non si fermano al puro punto di vista, al puro, diciamo, approccio visivo, no, di un film, ma che dal cinema magari vogliono ricercare magari film che hanno un pieno di significato, no? Cioè, quelle persone che dal cinema, ma così anche non solo dal cinema, in tutto l'intrattenimento, cercano magari quelle opere che vengono da autori che ci vogliono comunicare qualcosa, ci vogliono indirizzare su delle tematiche, degli argomenti ben precisi, ci vogliono far ragionare, che usano la loro opera, come questo caso qua è un film, un lungometraggio, per cercare di puntare il dito su determinati argomenti che ci possono dare tanti spunti di riflessione. E Funny Games, ragazzi miei, è un film da quel punto di vista lì,
assolutamente devastante. È un film che, vi dico subito, che ci impiegherete un po', secondo me, ad assimilare. Secondo me è il classico film che non basta una sola visione per essere compreso a pieno, per capire proprio il significato intrinseco del film, perché è un film che all'apparenza mischia due tematiche che sono una l'opposto dell'altra, perché mischia una tonalità da una parte, una tonalità molto cupa, molto cruda, molto realistica, molto, non dico horror, ma comunque tocca degli argomenti molto molto seri, molto concreti, molto realistici, come la violenza perpetrata ai danni di una persona o di più persone, ma non solo la violenza fisica, anche la violenza psicologica. E dall'altra parte cerca di farlo coadiuvato da una narrativa, una tonalità spesso che è tutto l'opposto, vero? Spesso molto ironica, molto surreale, a tratti grottesca. E quindi capite bene che quando stiamo guardando un film che parla di argomenti molto scottanti e molto realistici, molto importanti, come la violenza come quella appunto che i protagonisti del film, la famiglia protagonista del film, si trova a dover fronteggiare da parte di questi due ragazzi giovani che in una circostanza molto molto sospesa per aria, molto banale, molto molto così, molto ordinaria, vengono a scontrarsi, incrociano la strada, la loro strada, la loro vita, casa loro, e figlie si mettono praticamente li sequestrano e cominciano a torturarli sia a livello psicologico soprattutto, ma poi arriveranno poi anche a torturarli, comunque a praticare della violenza fisica su di loro. Quindi cioè, qui si parla di argomenti molto scottanti e potete ben capire l'impatto che può avere una pellicola del genere se ci viene narrata la storia con uno stile, una tonalità ironica, grottesca, surreale, che sicuramente potrebbe far incazzare, potrebbe sdegnare la gran parte del pubblico. Ragazzi miei, ma se vi dico che questa cosa qua è parte integrante del film stesso ed è una cosa stravoluta dal regista, dall'autore che ha pensato quel film qua, così in questo che avrà me così tanto quanto lo era nel film precedente, sono qua, i film sono praticamente identici, cambia solamente il cast. Ragazzi miei, questo è stato un esperimento proprio che mette alle corde le emozioni e la personalità dello spettatore. Questo qui, ragazzi miei, è un film super provocatorio, un film che vi vuole proprio far capire qual è il vostro atteggiamento nei confronti di un argomento serio, crudo, violento come questo. E ripeto, fa tutto parte del gioco, fa tutto parte del gioco. Il fatto che voi vi sdegnerete, proverete un senso di sdegno, di ribrezzo verso quello che vedrete, verso i comportamenti di questi personaggi qua, che vedrete proprio di mano in mano, minuto dopo minuto nel film. Proverete un'empatia incredibile con questi personaggi qua, con la famiglia, che ragazzi miei, ricordiamolo che in quel film qua, cioè questo film qua non è solamente un film, è un capolavoro assoluto da quel punto di vista lì, dal punto di vista proprio ideologico e significativo di
quello che il film vuole farci capire, vuole farci ragionare, ma è anche un capolavoro, perché ragazzi miei, in questo film qua abbiamo assolutamente una delle migliori interpretazioni dei due attori protagonisti, ovvero Tim Roth da una parte, che è il capofamiglia, diciamo, e sua moglie, il personaggio di sua moglie, che è interpretata da la fantastica, eccezionale, insomma, mi ricordo, Naomi Watts, scusate un attimo l'impasse, ma perché, cioè, questo ti deve far capire che se sono emozionato a parlare di un film e mi dimentico anche i nomi dei protagonisti, è perché sono veramente emozionato e sto cercando veramente di farvi capire l'importanza di un film del genere. Quindi, nonostante l'importanza, appunto, della chiave di lettura del film, che è quando la capirete, quando entrate in sintonia e capirete qual è l'argomento, qual è il punto focale sulla quale il regista Michael Haneke ha voluto, appunto, far ragionare il pubblico che andrà a vedere questo film qua. Ma oltre a questo, come dicevo poc'anzi, avete un film dove abbiamo un Tim Roth e una Naomi Watts che sono all'apice del loro talento d'attore. Sono due ruoli, due interpretazioni che vi entreranno dentro l'anima. Ripeto, se siete amanti del cinema, se siete empatici e volete veramente provare delle emozioni anche attraverso fantastiche interpretazioni da parte di attori, questo film qua, ragazzi miei, cioè, è imprescindibile. Allora, io vi spiegherei anche un po' più in dettaglio la trama del film, a parte che vi ho già detto un po', vi ho dato già gli elementi più basilari, più caratteristici per farvi un'idea. Ragazzi miei, questo è un film che si apre con questa famiglia composta da tre persone, padre, madre, un figlio piccolo, un ragazzino, avrà 9 anni, 9-10 anni. Sono di ritorno, sono di ritorno da un, mi pare di aver capito, non sono di ritorno da niente, stanno andando in vacanza in una delle loro case, casa vicino a un lago praticamente. Capiamo subito che parliamo di una famiglia benestante, sono dei ricchi, non venga menzionato il lavoro che fanno, il lavoro che fa lei, il lavoro che fa lui, però ci fanno ben capire che è una famiglia di benestanti, e questa è una cosa importantissima da capire, è uno degli elementi cruciali per capire l'importanza del film, del significato del film. Loro vanno, si stanno dirigendo verso la loro casa al lago per passare quello che dovrebbe essere presumibilmente un weekend, vacanza, casa al lago. Capiamo che la zona dove si trova la loro casa è una zona dove si trovano tante altre case di tanti altri bei bricconazzi, cioè che fa capire che è un quartiere, è una zona per persone benestanti. E non me la voglio fare troppo lunga, perché non vi voglio rovinare nessun tipo di sorpresa. Come vi dicevo poc'anzi, salteranno fuori, così come dal nulla, i personaggi di questi due ragazzi molto giovani, vestiti con questa tenuta da golf, con questi pantaloncini e queste polo bianche, e per una serie di circostanze che non vi dico, andranno a finire alla porta di questa famiglia qua, verranno accolti in casa e poi, ragazzi miei, succederà di tutto e di più. Però, ragazzi miei, torno a ripetere, questo è un film che spesso e volentieri, quando lo guarderete, proverete sdegno per quello che succederà, gli eventi che succederanno durante il film, ma proverete anche un costante senso di irrealtà,
di sospensione, perché è un film, ragazzi miei, che rompe la quarta parete, lo dico subito, e è un film che gioca con voi stessi, gioca con noi, col pubblico, perché ragazzi miei, questo qui è un film che vi vuole puntare il dito contro. È un film che è in grado veramente di leggere nel nostro animo, di farci un profilo psicologico molto ben preciso di quello che è il pubblico che va a vedere un film del genere. E qui, ragazzi miei, mi devo fermare perché non voglio darvi troppi indizi, voglio che ragioniate voi e voglio che ci arriviate voi, perché ripeto, è un percorso, è una chiave di lettura che purtroppo, ragazzi miei, in tanti non sono riusciti a capire, e qui purtroppo quei tanti che non riusciranno a capire la vera chiave di lettura di questo film qua, il vero significato, il fulcro del film, quindi ci vuole andare a far parare, purtroppo lo ricorderanno come un film, come dicevo all'inizio del clipino, un film assurdo, un film strano, assurdo, di poco conto, ridicolo, e invece sta proprio in quel binomio lì, nel binomio della surrealtà, dell'irrealtà, dell'ironia, dell'essere quasi grottesco, unito alla brutalità della violenza di quello che vediamo nel film stesso. Quindi ragazzi miei, questo è un film che dovete approcciare con mente molto aperta, esageratamente aperta, è obbligato, se no non capirete un cazzo, non capirete quello che vi vuole dire il regista. Però io, quando l'ho capito, ho goduto come un riccio, perché quando arrivano queste opere qua che sfruttano una storia narrata attraverso un film per farci ragionare su argomenti molto importanti che ci provocano, in questo caso qua, questo qui è un film che altamente provocatore, che ripeto vuole cercare di stilare, di farci capire un po' come siamo noi il pubblico che va a vedere questi film qua, che vuole vedere questi film qua. E è un film che assolutamente ci fa rendere conto che spesso e volentieri noi stessi, noi pubblico, siamo un pubblico schizofrenico che non sappiamo bene cosa volere da un film, e quindi ci facciamo delle idee, ci facciamo molti pregiudizi, ma poi alla fine della fiera, quando troviamo film di quel tipo qua che ci scuotono dentro, ci scuotono un po' le viscere, l'anima dentro di noi, veniamo colpiti, e se siamo delle persone intelligenti, sempre alla ricerca di belle emozioni e sempre alla ricerca di analisi approfondite, no? su il perché un film magari ci fa provare disagio, ribrezzo, incazzatura, vogliamo analizzare. Se siete quel tipo di pubblico che invece non accettate questa vasta gamma di emozioni che un film vi può dare, vi può scaturire, ma volete solamente del puro intrattenimento sterile, allora Funny Games è un film che non fa per voi assolutamente. Ma se siete invece quel tipo di pubblico lì che volete analizzare, volete capire il perché un film vi può dare tante emozioni contrastanti e farvi ragionare in maniera costruttiva su determinati argomenti, allora ragazzi miei, Funny Games sarà il vostro oceano, sarà il vostro parco giochi infinito, e sarà un bel argomento, un bello spunto di riflessione con tanti altri altre persone che l'hanno visto e che come voi sono desiderose, no? di autoanalizzarsi, di capire il perché del comportamento, il perché molte volte proviamo delle sensazioni contrastanti che ci danno fastidio, ma che poi sono molto stimolanti per cercare di capire come siamo fatti noi, no? Perché poi è così, c'è l'intrattenimento, è molto bello anche per quello, perché riesce attraverso la fruizione dell'intrattenimento,
riusciamo sempre di più a capire un po' come siamo fatti noi stessi, perché il trattamento ci dà delle emozioni positive, negative, e quindi ci crea, è un veicolo per capire un po' come siamo fatti, no? Come è fatto il nostro carattere, come reagiamo. E quindi, ragazzi miei, Funny Game è un film, da quel punto di vista lì, titanico, di un'importanza titanica. Torno a ripetere, fate uno sforzo, cercate di vederlo con la mente più aperta possibile, perché se siete predisposti a un film del genere, a un argomento, a una cosa del genere, a un approccio del genere, questo film qua, ragazzi miei, vi aprirà le porte del paradiso. Parola di Assis 45. Bene ragazzi miei, con questo è tutto, come al solito Aberto e Vale, saluto e arrivederci a un prossimo fortissimo clip.